Questa località che si chiama Cave Danesi ed è un sito di una zona di protezione speciale della rete Natura 2000 europea. Come provincia abbiamo deciso di effettuare degli interventi approfittando dei bandi proposti da Regione Lombardia sul progetto Life Gestire 2020 finanziato con fondi della comunità europea. Questo sito che ospita una comunità di avifauna estremamente interessante, abbiamo fatto diversi interventi, alcuni sull'avifauna acquatica, alcuni sulle garzaie ed altri invece dedicati a una categoria di uccelli, gli sternidi, che sono rappresentati dalla sterna comune, dal fraticello e dai mignattini, il mignattino piombato e il mignattino comune, che sono in forte crisi e veramente a rischio di estinzione come popolazione nidificante in Lombardia. Life Gestire 2020 è un progetto di conservazione della biodiversità che intende attuare una gestione integrata della rete Natura 2000 attraverso una serie di azioni, tra cui la tutela della fauna acquatica, secondo tre linee di intervento dedicate in particolare agli sternidi e all'occhione, agli ardeidi coloniali e agli uccelli legati ai canneti. La Regione ha investito e ha in programma di investire ulteriormente risorse per la tutela della biodiversità. In questa attività di tutela ad ampio spettro si inseriscono anche gli interventi per migliorare lo status delle popolazioni degli uccelli acquatici che nel loro complesso risentono delle trasformazioni ambientali e della riduzione delle zone umide. Abbiamo provveduto a collocare a dimora degli siti artificiali che possono invitare gli uccelli, questa categoria di uccelli, a nidificare. I progetti finanziati sono stati 24 per un importo complessivo di circa 500.000 euro e gli interventi hanno riguardato una superficie complessiva di circa 168 ettari. Gli obiettivi di tutti gli interventi finanziati sono in generale la tutela e il miglioramento dei siti riproduttivi e la ricostituzione di zone umide con finalità trofiche delle popolazioni nidificanti.